analizzando per bene la partita, perché spesso poi le valutazioni le diamo sempre in base al risultato, e quindi l'amarezza nello spogliatoio dopo la partita c'era, perché comunque ci tenevamo a fare il risultato, perché è una partita importantissima sotto tutti i punti di vista. Devo dire che la prestazione c'è stata, penso che il risultato in 3 minuti, abbiamo buttato via una partita dove in 3 minuti sulle 2 circostanze, una del calcio d'angolo e l'altra della punizione, abbiamo buttato via la partita. Peccato, perché comunque quando c'è la possibilità magari di fare qualcosina in più, un salto di qualità, evidentemente, come dico sin dall'inizio del campionato, pensiamo a un obiettivo ben preciso. Quindi sabato è uno scontro importantissimo, ripeto, per questo obiettivo. Abbiamo di fronte comunque una squadra dove a gennaio si è potenziata, ha preso 4 giocatori di categoria, quindi sta a noi riprendere il cammino. Avere un obiettivo di salvezza non significa che uno non ha l'ambizione di arrivare un posto più sopra, o decimo, o nono, ottavo. E quello che dico io è che bisogna raggiungere l'obiettivo più importante per noi, che è quello della salvezza, che non è ancora raggiunto. E nel momento in cui abbiamo la bravura e la fortuna di raggiungere questo obiettivo, non è che uno tireremo in barca, ma adesso non siamo pronti, ma sotto tutto l'arco del campionato, perché se andiamo a pensare tutte le squadre che hanno un obiettivo ben diverso, ma ripeto, non va addossato né alla società e né alla squadra. No, però è una squadra, ripeto, che nel mercato di gennaio ha preso giocatori come Masucci, Sforzini, Cutolo e Ligi, quindi è una squadra potenzialmente, una società forte a livello economico, però ripeto, abbiamo dimostrato anche con l'Avellino, una squadra forte sulla carta, ma anche altre partite dove possiamo mettere in difficoltà chiunque, però ripeto, è una partita da vincere a tutti i costi, ma senza fare l'errore che magari per vincere la partita magari facciamo l'errore peggiore di dobbiamo fare il risultato. È chiaro che faremo di tutto per vincere la partita.